E c'è chi usa il calcio per far soldi, come abbiamo visto, e c'è chi crede che il calcio possa essere un mezzo importante per promuovere l'immagine aziendale. Parliamo della Meliam, gruppo che in passato ha provato senza successo a rilevare il Gallipoli dell'ex Barba e che oggi si dice pronto ad acquistare le quote del Bari Calcio. Stamane c'è stata una conferenza stampa presenziata dal legale della holding Bitontina. Sentiamo. I primi di ottobre. Non siamo millantatori, la Melian Group è una società seria, vogliamo entrare nel mondo del calcio e abbiamo già fatto la nostra proposta di acquisto al Bari. Questi in sintesi i concetti espressi stamane nel corso di una conferenza stampa dall'avvocato Raffaele Di Monda, portavoce della holding Bitontina. Secondo il legale, l'incontro tra i rappresentanti dell'azienda leader del settore sicurezza e l'amministratore delegato Salvatore Matarrese sarebbe avvenuto lo scorso 10 ottobre, mentre la due diligence sarebbe partita 5 giorni dopo. Salvatore Matarrese nei giorni scorsi ha negato ogni tipo di contatto con la Meliam Group e anzi, se ci fossero stati gli estremi, avrebbe provveduto ad agire per vie legali. Chi dice la verità? Intanto, in questa situazione di incertezza è stata resa nota l'offerta. La società Bitontina sarebbe disposta a versare 12 milioni di euro per rilevare il pacchetto azionario, dilazionati nel tempo. Altri 9 milioni a copertura delle perdite previste dal 1 gennaio 2010 alla fine del campionato e ulteriori 13 milioni come impegno totale a saldare il residuo debito per l'acquisto dei calciatori attualmente in forza, per un totale di 30 milioni di euro. La proposta, assicura Di Monda, è stata presentata lo scorso 21 novembre e sono stati concessi ai Matarrese solo 10 giorni per decidere. In caso di risposta negativa, la Meliam punterebbe su un'altra società, poiché il calcio serve per promuovere l'immagine dell'azienda a livello nazionale. In caso di risposta positiva, la Meliam sarebbe pronta a subentrare nelle cariche societarie già da gennaio e entro il 31 dicembre 2009 presenterà un piano di sviluppo quinquennale che prevede una cogestione tra la Meliam e i Matarrese per i primi 6 mesi. Ma attenzione, a patto che il Bari resti in Serie A, perché se malauguratamente la squadra di Ventura dovesse retrocedere, il pacchetto tornerebbe nelle mani dei Matarrese. A proposito, finora non c'è stata alcuna replica da parte della famiglia, ma non escludiamo che nelle prossime ore Salvatore Matarrese chiarisca la sua posizione. E saremo a vedere. Torniamo alla gara di ieri, ma non per commentare la sconfitta del Bari a Roma, se ne è già parlato abbastanza, ma per sottolineare la grande sportività e il grande attaccamento alla squadra dimostrati dai 10.000 tifosi biancorossi. Una giornata macchiata però dalle dichiarazioni del collega Giampiero Mughini, che si è permesso di chiamare bastardi i tifosi del Bari, re di aver fischiato Francesco Totti, avvelenati, e come dar loro torto i tifosi biancorossi. All'Olimpico non ha vinto solo la Roma, hanno vinto anche quei 10.000 cuori biancorossi che hanno seguito la squadra in modo esemplare. Quando in passato si sono verificati episodi di violenza, senza se e senza ma li abbiamo condannati. Oggi ci sembra saggio toglierci il cappello usando una felice espressione di Giampiero Ventura. Si è trattato di un vero e proprio spot per il calcio. Peccato siano tornati a casa privi di un risultato positivo e peccato anche che un opinionista di una TV nazionale, evidentemente ormai alla frutta e senza argomenti, li abbia definiti bastardi, sì, proprio così, bastardi, solo perché i baresi hanno fischiato Francesco Totti al momento della sua sostituzione. Premesso che quei fischi non erano di stampo razzista, secondo quell'opinionista negli stadi è vietato fischiare un calciatore avversario, anche se autore di una tripletta. Magari si fischia un fuoriclasse per esorcizzare la sua forza, accade ovunque e nessuno si scandalizza. Siamo curiosi invece di sapere se quell'opinionista avrebbe detto le stesse cose se a fischiare Totti fossero stati tifosi milanisti o juventini, cosa che magari sarà accaduta chissà quante volte in passato. Ci auguriamo che a stretto giro arrivino le scuse, quantomeno della rete che lo ha ospitato. Del resto, se in uno studio televisivo si consente di usare questa espressione violente, beh, è davvero l'inizio della fine. E magari poi in quello stesso studio ci si scandalizza della violenza negli stadi. I tifosi baresi sono giustamente inviperiti e chiedono giustizia. Chapeau ai tifosi biancorossi.